piace la mia camicia? È un po' troppo vivace. Io invece la trovo strepitosa. Adesso va molto di moda, è molto trendy. In quale galassia? Cosa vuoi saperne tu? Dai, Becky, non fare l'offesa. Mi aiuti ad apparecchiare? Non mi capisce nessuno. Né tu, né tantomeno mio padre. Quello pensa solo al suo lavoro. Quello ti paga gli studi e le lezioni di equitazione. Bla bla bla. Era ora che tuo fratello tornasse, così può farti un bel discorsetto. Veramente. Tom è l'unico che mi capisce in questa casa. Come vorrei che restasse qui e non tornasse più in America a fare quella stupida università. Oh, quella stupida università si chiama Harvard ed è una delle migliori del mondo. E noi qui siamo tutti fieri che Tom abbia vinto una borsa di studio. Metti i tovaglioli. Non bastano. Ci vuole un quinto coperto. Come? Ops. Ho detto qualcosa? Non sono un insensibile. Ho il massimo riguardo per gli artisti e per le loro esigenze. Ma non sono nemmeno un idiota. Allora, sua sorella è pronta o no a incidere un nuovo disco? Sì, certo, è ancora presa con i preparativi. Lei sa com'è fatta. È una perfezionista. Mi ha detto la stessa cosa anche un anno fa. Mi ascolti bene, Matthew? Io le ho già dato un lauto anticipo. Ben 30.000 sterline, che è molto più del normale. Io apprezzo la sua generosità, signor Bright. Si risparmi pure le frasi retoriche. Almeno da lei, che è il manager di sua sorella. Mi aspetto professionalità. Questo significa che deve onorare il suo contratto. Le do ancora una settimana di tempo. Ma se a quel punto sua sorella non verrà qui in studio a cantare come un usignolo, io la denuncerò per truffa. E la pagherà cara. Molto cara. Può contare su di me, signor Bright. Porta, per favore. Bene, d'accordo. Bello essere di nuovo a casa. Sono contenta di conoscere tuo padre. Sarà proprio una gran bella sorpresa per tutti. Anche per il mio migliore amico Mike. Tom! Mike! Sono così felice di vederti. Anch'io. Ti trovo benissimo. Dimagrito parecchio. Le riunioni interminabili in banca mi sfiancano. Mi mancano le nostre gite in barca. Anche a me. Sam, in caso Tom se ne sia dimenticato. Ciao. Ciao. Sono io. Devo parlare con mia sorella. Certo che è urgente. Va bene, allora passo stasera. Mike, lei è Samantha Gordon. Vogliamo sposarci. Bravi, congratulazioni. Non mi avevi detto niente. Ecco. A Tom piacciono le sorprese. Soprattutto quando sono belle come te. Non posso che darti ragione. Tutte qui le vostre valigie. Non ci tratterremo molto. La mia auto è parcheggiata di là. Tempo favoloso per la vela. Vai a vela. Sam è skipper, non hai idea di quanto sia brava. Complimenti, se lo dice Tom. Lui invece si è dato al volo come Icaro. Sì, l'aria è il mio elemento.
Ma a differenza di Icaro, non sono ancora caduto. Allora? Non avevo esagerato, vero? La vostra isola è bellissima. Dove vi siete conosciuti voi due? Tu che dici? Facendo volo a vela, ovviamente. Il padre di Sam dirige la scuola di volo di Harvard. Sam vola da quando era in fasce. Lasciala pure. Chi è che canta? Ha una voce fantastica, molto particolare. Questa è Virginia. Virginia? Virginia Brody, una vecchia amica. Sicuramente avrà fatto una gran carriera. Avresti dovuto dirmelo. Ma avevo promesso a Tom che non avrei detto niente della sua fidanzata. Stanno arrivando. Tom! Tom! Becky! Ah, come te la passi, puledrina mia? Bene, ma devi smetterla di darmi sempre non della cavalla. Non della cavalla, è che per me tu hai l'aria di una puledrina ribelle, o no? Tu che ne dici, Sam? Beh, io non vedo nessun cavallo, ma una bellissima e affascinante giovane donna. Tu sei Sam. Sono contenta di conoscerti, Becky. Bella la tua camicia. Molto chic. Grazie. Tom. Rose. Bentornato a casa. Grazie. È bello essere di nuovo qui. Papà, Rose, ho il piacere di presentarvi Samantha Gordon. Ciao. Molto piacere. Benvenuta, Samantha. Tom mi ha parlato molto di lei. Hai sentito, Rose? In America la mia camicia va fortissimo. Sono contenta per te. Adesso non esagerare, Becky. Ha parlato l'esperto. Mike pranza con noi, vero? Mi farebbe molto piacere. Rose è la migliore cuoca dell'isola. Ma devo tornare in banca. Ci vediamo domani al porto? Certo. Perfetto. Arrivederci a tutti. Non avevo mai mangiato un arrosto così buono. Grazie. Posso chiederle di darmi la ricetta? Ma certo. Prenderemo il caffè in terrazza. Papà, spero che tu non sia arrabbiato con me, Becky, per il fatto che sono piombato qui con Sam. Non dire sciocchezze. D'altra parte, se te l'avessi detto, avresti fatto ristrutturare la camera degli ospiti. Sì, è possibile. Salute. Salute. Questo è un paradiso. Peccato rimanere solo un paio di giorni. Ma come? Sei stato via così tanto, Tom. Becky... Un anno intero. E adesso vuoi andartene subito. Sei veramente cattivo. Becky, torna subito qui. Ora? Non è giusto, Tom. No, non è giusto. Prima la mamma e adesso tu. Becky, io sono ancora vivo, ok? Però neanche tu stai più con me. Io ci sarò sempre per te, puledrina mia, lo sai. Scusa, non hai sentito, Sam? Sono una giovane donna ormai. Ti piace, vero? È molto carina. Carina. Ma? Nessun ma. Non ti credo, ho sentito che c'è un ma. Era proprio un gran ma. Non lo senti, è un ma enorme. Papà ha ragione, non crescerai mai. Non mi prendi? No, aspetta e vedrai. Becky è attaccata a Tom. Sì, e ancora di più da quando è morta la loro mamma, 5 anni fa, purtroppo.
Mi spiace moltissimo per Becky e anche per Tom e per lei, signor Prentice. Mi chiamo Roger. Mia moglie era il punto di riferimento della famiglia. Qui la adoravano tutti. Era un'arte, la sua era solare, molto alla mano. Tom ha preso da sua madre, non da me. Ma la bellezza l'ha presa da lei, Roger. Il dessert è pronto. Allora, cos'è quel grosso ma? Virginia, siete stati insieme tanto tempo voi due. Per me era come una sorella maggiore. Ma lo è ancora? No, si è trasferita dall'altra parte dell'isola. Comunque vai a lezione da lei? No, sua madre ha proibito ogni contatto con la nostra famiglia. Il perché non lo so, ma deve avere a che fare con l'incidente di Virginia. Tom! Becky! Il dessert è pronto! Allora, Ginny, come va, tesoro? Ecco qui. Grazie. Non hai freddo qui fuori? Lascia, mamma. Ci penso io alla mia sorellina. Per favore, non trattatemi come se fossi di porcellana. Sei il nostro tesoro più prezioso. Preparo qualcosa da mangiare. Beh, come stai? Bene, grazie. Perché me lo chiedi? Così. Matthew, tu non chiedi mai niente senza un motivo. Hai ragione. Volevo chiederti se volevi tornare al lavoro. Io lavoro già, insegno alla scuola di musica. Non mi riferivo a quello. Intendevo cantare su un palco. Ti prego, abbiamo già parlato di questo argomento. Io ho chiuso con il canto, per sempre. Va bene, non ti arrabbiare, era una domanda. Cambiando discorso, è tornato un tuo vecchio amico, Tom Prentice. Tom è tornato. Pensavo che ormai fossi rinsavita, dopo tutto il male che ti ha fatto. Senti, Matthew, lasciami in pace. Tuo padre è un amore. Mi ha invitato a visitare il cantiere. Povera te. Ti avrà ammorbato per tutto il tempo con i suoi argomenti preferiti, vecchi trialberi e motoscafi da corsa. Non prenderlo in giro, a me interessano quelle cose. Parla con lui e soprattutto cerca di ascoltarlo. Ti amo, Sam. Io quanto ti amo. Papà, perché hai voluto che tornassi? Non è solo per il tuo compleanno, vero? Non abbiamo più niente di cui parlare, tu hai già deciso. Ti riferisci a Sam? Sì e no. Sam è meravigliosa. Allora si tratta dell'azienda come sempre. Già. Te l'ho detto mille volte, non voglio prendere le redini dell'azienda e non ricominciare con la storia della tradizione di famiglia. Non ho niente a che fare con questa tradizione. Tu sei un eccellente ingegnere. Non hai interesse per il nostro cantiere navale? Certo che sì, papà, ma a me importa anche di volare. È la mia passione, la mia vocazione. Non ti ho mandato ad Harvard per Tu non quello. Mi hai mandato da nessuna parte. Io ho vinto una borsa di studio. E quando avrò finito, io e Sam apriremo la nostra scuola di volo in California, la terra di Sam. Ma non con i miei soldi. Io non ti ho chiesto niente. Buonanotte. Tom. Porto una bottiglia di vino, vuoi? No, grazie. Penso che andrò a letto presto. Posso fare qualcos'altro per te? No, grazie. Va bene. Allora vado a casa. Buonanotte. A domani, Rose. A domani, Roger. Mike,
Vorrei fare liberamente le mie scelte e io adesso voglio volare. Tom! Vorrei avere io le tue preoccupazioni. Io spreco il poco talento che ho per far arricchire gli altri. Anche quello non è un gran divertimento, eh? Siete proprio noiosi, sapete? Io vado a prendere qualcosa da bere. Quando torno spero che abbiate finito di autocommiserarvi. Sam è grandiosa. Sei proprio fortunato. Lo so. Ma dimmi, cos'è successo a Virginia? In che senso? Becky mi ha detto che si è trasferita. Abita con sua madre adesso e insegna alla scuola di musica. A Shanklin? Sì, a quanto ne so. Mike, mi fai un favore? Sì. Accompagni Sam a visitare il cantiere domani. Certo. Grazie. Scusate, dove posso trovare Virginia Brody? Sente questa melodia? Sì. Segua la musica. Grazie. Non c'è di che. Ciao, Virginia. Mi scusi, sono in ritardo. Ti porto i saluti di Becky. Vorrebbe tanto riprendere con te le sue lezioni di piano. Ci vediamo. Chi era? Allora, Paul? Roger, non trovo alcun difetto. Accidenti. Salve, Roger. Paul, c'è qualche problema? Ti presento Samantha Gordon, Paul. Piacere di conoscerla. Piacere mio. Roger mi ha già detto un gran bene della sua futura nuora. Paul è il mio capo ingegnere e un ottimo amico. Ma non molto utile al momento. Come mai? Dobbiamo montare dei motori nuovi su 10 barche. Su 10 motoscafi? E molto potenti. Sì, esatto. Il nostro cliente però non è per niente soddisfatto. In acqua la barca sprofonda e non riesce a prendere velocità. Rischiamo una richiesta di risarcimento danni, se non addirittura una denuncia per truffa. Perché non chiedete a Tom? Sì, infatti. No, a Tom no. Neanche per sogno. E se adesso volete scusarci, io e Paul dobbiamo rimetterci al lavoro. Certo. Allora in bocca al lupo. Ti faccio vedere il cantiere, vieni. Il destino è strano per me. Sarebbe un sogno avere la possibilità di dirigere un cantiere come questo. E Tom invece non ne vuole sapere. Beh, non è così semplice. Tom ha una vera passione per l'ingegneria. Credo che detesti l'idea di essere stato predestinato a dirigere l'azienda di famiglia. E poi, lo sai, lui ama le sorprese. Lui ama soprattutto te. Lo dico sinceramente, io non l'avevo mai visto così. Perché? Com'era con le altre? Quali altre? Come non detto, va bene, rispetto la tua lealtà. E poi sono convinta che qualcuno lassù unisca i nostri destini. Per me? Stupido. Sono per Sam, ovviamente. Ah, certo, ovviamente. Mi aiuterà con la matematica. È stato amore a prima vista, eh? Sì. Sono contento che andiate così d'accordo. Indovina un po' chi ho visto? Chi? Virginia. Sarebbe bello se tu tornassi a fare lezioni con lei, che ne dici? Sarebbe fantastico. Parli tu con papà. Va bene. Buona idea.
Che ne pensi di fare una passeggiata con me, Tom? Certo, a dopo. Appena ho saputo dell'incidente di Virginia ho chiamato non so quante volte, ma sua madre mi ha sempre detto che lei non voleva parlarmi. Volevo venire, avevo prenotato un volo. Ma poi Virginia mi ha scritto che ormai fra noi era tutto finito. Non sei al corrente di quello che è successo di preciso? No. Virginia ha preso la tua barca a vela ed è uscita in mare aperto. Una tempesta ha spinto la barca contro gli scogli. È stata subito portata in una clinica dove è rimasta per alcune settimane. Nel frattempo sua madre, Ruth, ci ha tenuti tutti bene a distanza. Poi, quando Virginia è tornata, Ruth è venuta nel mio ufficio e mi ha detto che lei e sua figlia avevano deciso di non volere avere più niente a che fare con la nostra famiglia. Ma perché? Virginia si è avvicinata alla vela per te. Ha fatto un incidente con la tua barca. Capisci, Tom? Ti ritengono responsabile dell'incidente. Scusa, ero sovrappensiero. Ti spiace? No, certo. Cosa ti preoccupa? I soliti discorsi con mio padre. Niente che riguardi noi due. Allora non c'è problema. Pensi ai motoscafi e non a un'altra donna. Sam, quello che è successo prima che ci incontrassimo è passato, è morto e sepolto. Lo so bene. Io ti amo, Sam. Lo so bene. D'accordo, spegni! Giorno, Paul. Giorno, Tom. Che fai di bello? C'è qualche problema? Cerco di evitare una catastrofe. Dici tanto per dire, vero? No, Tom. Se non metto a posto questo motore, tuo padre dovrà dichiarare fallimento. Perderemo una grossa commessa. E ci giocheremo la reputazione. Devo spedire questa lettera a mia madre. Ah, a Los Angeles, in California, dove splende sempre il sole. Sì, proprio lì. Sono 72 centesimi. Salve! Ci conosciamo? Mi chiamo Matthew Brody. Sono il fratello di Virginia. Il suo fidanzato non le ha parlato di mia sorella? È sempre il solito. Ama fare il misterioso. Mamma, vieni! Ti presento la signora Samantha Gordon. Buongiorno. Come fa a sapere chi sono? Siamo su una piccola isola. Le voci corrono in fretta. Mamma, lo sai chi sposerà questa splendida ragazza? Thomas Prentice. Andiamo, Matthew. Dobbiamo sbrigare molte commissioni. Ci vedremo ancora. Arrivederci. Com'è andata?
Proprio come avevate detto voi. Più davo gas e più la barca sprofondava. Eppure abbiamo controllato tutto. Hai capito il perché? Ho una mezza idea, sì. Ma dovremmo fare qualche altro test. E allora mi servirebbero i progetti delle barche. Te li porto subito, se vuoi. Assolutamente, grazie. Bene. Sei gentile a dedicarmi la tua pausa pranzo. E tu sei gentile ad averlo portato il pranzo. Allora, che cosa c'è che non va? Ho appena fatto un incontro strano con un certo Matthew Brody. Mike, chi è questo Matthew? E soprattutto, chi è sua sorella e cosa ha a che fare con Tom? Tom non ti ha mai parlato di Virginia? No, mai. Va bene. Vieni, andiamo in riva al mare. Si può? Virginia? Ciao! Tom! Disturbo? No, ti stavo aspettando. Ti va un tè? Volentieri. Serviti pure, lì c'è tutto. Mi sei mancato, Tom. Moltissimo. Virginia, Tom e io eravamo amici per la pelle. Stavamo sempre insieme. Eravamo inseparabili. E poi cos'è successo? Siamo solo cresciuti. All'improvviso non eravamo più dei bambini. E Tom e Virginia si sono innamorati. Già. Ma perché Tom si è candidato per una borsa di studio ad Harvard? Aveva talento, è sempre stato più bravo di me. Mike, perché Tom è andato a Boston? Voleva chiarirsi le idee, ecco. All'epoca la situazione era complicata. Anche tu eri innamorato di lei? Sì. E la amo ancora. Come vanno le cose ad Harvard? Bene. Anzi, molto bene. Sai che ho preso il brevetto di pilota? Di volo a vela. Vecchio pirata. Sì, hai ragione. L'oceano mi andava stretto e ho conquistato il cielo. Non ti smentisci mai, proprio mai. Come al nostro ballo di fine anno, ricordi? Ti sei annoiato subito e allora hai... hai strappato il microfono al preside e ti sei messo tu ad animare la serata. Ti ho trascinata sul palco e hai cantato per tutti. Dio, Virginia, che voce che hai. Persino il vecchio prof di fisica si è messo a piangere. No, sul serio. Chi ti sente cantare si sente in paradiso. Ora sarà meglio che tu vada, Tom. A presto. Dove siete? Nella sala da pranzo. Siamo sulla strada giusta, ne sono certo. Domani sapremo dov'è il difetto. Tom ha pensato che potrebbe non essere il motore a dare problemi, ma lo scafo. Se fosse così, saremmo a cavallo.
A proposito, dov'è Tom? In camera sua con Sam. Magari la matematica fosse così facile. Cosa c'è di buono con non il fare te? La curiosona. Pronto? Buongiorno. Ho delle ottime notizie per lei. Virginia non canta più, che significa? Chi te l'ha detto, scusa? Me l'ha detto Mike. Mike. Che altro ti ha raccontato? Solo che Virginia ti amava. Te l'ho già detto. Per me conta il presente. Il passato è passato, d'accordo? Ah, davvero? Il giorno in cui tu sei partito per Boston, Virginia ha preso la tua barca ed è uscita in mare aperto. Lei sapeva che era prevista una tempesta, ma ha ignorato le segnalazioni. Ha mentito a sua madre e a Mike. Virginia era disperata. Davvero, la tua partenza le aveva spezzato il cuore, Tom. Si voleva suicidare. No. Tom, aspetta. Cos'è successo a Sam? Mi è sfrecciata davanti veloce come una saetta. Mi ha chiesto in prestito l'auto. Perché? Veramente non gliel'ho chiesto. Forse dovrei ripeterti ancora la storia del Santo Graal. Per poco non è crollato un regno. Perché Parsifal non ha osato fare una domanda? Oh, Rose. Che ne dite? Del mio nuovo look? Sam mi ha prestato i suoi trucchi. Beh, se lo chiedi a me... Meglio di no. Rose? Domani mattina devo alzarmi presto. Non hai risposto alla mia domanda. Meno male che c'è Sam. Finalmente una persona del mio secolo. Posso accompagnarla a casa, sì, Rose? Sì, grazie. Se per te va bene, Becky. Certo. La torta la mangerò tutta io. Virginia. Ciao, Tom, vieni. Che cosa fai qui? Dovevo parlarti di persona. Perché? Mio padre e Sam mi hanno raccontato quello che è successo quando me ne sono andato. Ma io lo voglio sentire da te. Non è facile parlarne per me. E poi non è neanche così importante. È tardi, Virginia. Devi fare lezione domani mattina. Me ne vado subito, solo un paio di minuti. Preferirei davvero che tu andassi via adesso. Virginia ha bisogno di riposare. Buona serata, allora. Anche a te. Ci vediamo presto. Mm-hmm. Mamma. Arrivo, tesoro.
Dobbiamo parlare. Bisogna riverniciare il cancello. È arrugginito. Roger, c'è tempo. Lo faccio settimana prossima. Non c'è fretta, va benissimo anche così. Lo so, devo andare dal parrucchiere. Non preoccuparti. Tu sei sempre bellissima. Va a casa. Becky ti aspetta. Rose, non pensi che sia arrivata l'ora di dirlo ai ragazzi? Non lo so, penso che sia ancora troppo presto per Becky. Come vuoi tu. Sei una donna saggia. Buona serata, Roger. Ci vediamo domani. Hai chiesto dei prestiti. Ti sei indebitato. Perché non mi hai detto niente? Tu eri ad Harvard, lontano. Che cosa avrei dovuto dirti? Ma papà, io sono tuo figlio. L'azienda è sull'orlo del fallimento, lo sai? Non fallirà. Se con i motoscafi andrà tutto liscio, ci salveremo in un colpo solo. Corri troppo con la fantasia. Crollerà tutto come un castello di carte al primo passo falso. Mike doveva avvertirti. Mike non sapeva niente di niente. Cosa? E perché non ne hai parlato con lui? Lui è un tuo amico. Ha maggior ragione, papà. Dipende tutto da questo contratto, Tom. Tutto. Se non correggeremo il difetto. Sì, ho capito. Sono entrata nel suo giardino, Mike. Ho visto qual è il problema di Virginia. Mi sei mancato a colazione. Ho accompagnato papà. Non volevo svegliarti così presto. Se hai un po' di tempo, vorrei parlarti del cantiere. Andiamo nel mio ufficio. Ma che vi prende? Avete certe facce lunghe. Cos'è successo? Tom, si tratta di Virginia. Che le è capitato? L'incidente l'ha costretta su una sedia a rotelle. Non può più camminare. Perché non mi hai detto cos'era successo a Virginia? Perché lei non ha voluto. Voleva risparmiarti un dolore. Ti amava. Non voleva che ti sentissi in obbligo. Ormai si considera solo un peso. E perché non canta più? Sicuramente è un problema psicosomatico scatenato dal trauma dell'incidente.
Abbiamo consultato fior di specialisti. La perdita della voce non ha alcuna causa organica. E nemmeno la paralisi. È colpa mia, Mike. Capisci? L'ho praticamente spinta al suicidio. Ma mi assumerò le mie responsabilità, te l'assicuro. Jane, io sto per uscire. Resterò fuori per un paio d'ore. Mike. Era una meraviglia. Solo un esercizio, niente di più. Ti accompagno a casa. Sei molto gentile. Dai, andiamo. La mamma starà aspettando. Sarà contenta di vederti. D'accordo. Sono passato a prenderti, Virginia, ma eri già andata via. Mike è stato più veloce. Ciao, Matthew. Salve. Sono contenta di vederti, Mike. Com'è andata oggi? Mi sono divertita molto. Vuoi qualcosa da bere? Volentieri. Andiamo. Posso parlarti un minuto? Da solo. Vieni con me, Mike. Se devi farmi il solito discorso, sai già la risposta. Se il solito discorso si chiama Tom... Che vuoi dire? Mike ti avrà sicuramente già detto che Tom sta per sposare un'americana. Una ragazza davvero molto carina. Smettila di provocarmi, Matthew. Per questo non volevo che Tom sapesse. Doveva sentirsi libero. Anche per un nuovo amore. Sei incredibile, Virginia. Eppure Tom ha distrutto tutto. La tua carriera, i tuoi contratti discografici, tutto. Matthew, mi dai una mano? Mi spiace, mamma. Devo andare. Ci vediamo. Andiamo in giardino. Matthew mi preoccupa. C'è qualcosa che non va in lui. Se vuole, posso parlargli io. Saresti davvero gentile, Mike. Lo faccio volentieri. Grazie. Che ne dici se domani andiamo al mare? Mangiamo in quel locale carino sulla spiaggia. D'accordo. Virginia, è per te. E Tom. Ciao, Tom. È fantastico. Sì, volentieri. A domani. Becky torna a lezione di piano da me. Domani Tom la porterà alla scuola di musica. È vero che non te la prendi se rimandiamo la nostra gita? Certo che no. Ora devo tornare in ufficio. Non bevi il tè con noi? Mi dispiace, devo andare. Ah, che peccato. Ah, Mike! Sì? Quasi dimenticavo. Quando vedi Tom, gli puoi dire che ho dei nuovi brani per sua sorella? Certo, glielo dirò. Papà sarà entusiasta dei nostri regali. A proposito, nessun problema in matematica. Visto che sei brava? Non avevo dubbi. E il trucco ha lasciato a bocca aperta Rose e papà. Fa vedere. Aspetta. Posso? Certo. A volte meno è e meglio è. Me lo ricorderò. Bene. Tu hai fratelli o sorelle? No, purtroppo. Ho sempre desiderato una famiglia numerosa con una sorellina come te. Il difetto era proprio nello scafo, sai?
Questo tipo di scafo è stato progettato per motori meno potenti. Non posso crederci! Ho inserito un cuneo provvisorio per dare maggiore slancio e così la barca fila che è un piacere. Avviso subito il committente. Potremmo montare dei cunei sotto gli scafi di tutte le barche e mantenere in dotazione i motori più potenti. Hai già parlato con Mike? Papà, risaneremo i conti senza il suo aiuto. Bene. Ma volevamo tornare ad Harvard lunedì. Vieni, Paul. È meglio andare. Noi ci vediamo dopo. Io non posso andarmene. Non posso lasciare da solo mio padre. E questa è l'unica ragione. Ma che sta succedendo? Sono 2 giorni che mi eviti ormai e il cantiere non c'entra niente. Semmai c'entra Virginia. Posso capire che ti stia a cuore e non voglio impedirti di aiutare tuo padre, ma devo essere certa che fra di noi sia tutto a posto. Che tu mi ami. È così, Sam. Sono contenta che tu mi dia una mano. Lo faccio volentieri. Mancano ancora 2 giorni al compleanno di Roger, ma io so già come va a finire. Se si aspetta fino all'ultimo momento, poi ci sarà da fare fin sopra i capelli. Che meraviglia il giardino, Rose. Per tenerlo così ci vorrà dedizione, esperienza, beh, gusto. Sai, mio marito era un bravissimo architetto paesaggista e spesso io gli davo una mano. Mi diceva sempre che ero la sua musa. Non deve essere facile per lei. Mio marito è morto da 4 anni e io lo ricordo sempre con tanto amore. Non lo dimenticherò mai, ma Dio non ci carica di pesi che non possiamo sopportare. E poi a volte nella vita anche le esperienze dolorose sono molto utili. Sono davvero felice di averla incontrata. Anch'io. Sono già 3:30. Devo andare. Ce la farà da sola? Certo, va pure. Grazie. Prendi la rincorsa, Becky. Ti faccio correre, Virginia. Sì, ma non troppo, mi raccomando. Non preoccuparti. Eh già, erano una gran bella coppia. Mia sorella e il suo fidanzato. Specialmente prima che Virginia finisse sulla sedia a rotelle. Volevo passare a prenderla io, ma ultimamente è sempre in compagnia di Tom. Beh, certo, uno scherzetto. Ciao. Becky mi ha chiesto di passarvi a prendere. Virginia, ti presento Samantha Gordon. Salve, mi hanno parlato molto di te, Samantha. Ne sono lieta. Tom ha già spiattellato tutti i nostri segreti. No, tesoro. Ma Becky è davvero entusiasta di te. Allora, andiamo a prendere un gelato tutti insieme. Mi spiace, ma Roger e Rose ci stanno aspettando. Mia madre sta venendo a prendermi. A presto. E grazie. È stato divertentissimo. Faremo altre lezioni. Ci vediamo presto. Ciao. È meglio non far aspettare papà. Quando gli si raffredda il cibo in tavola si arrabbia. Era tutto buonissimo, Rose. Vi prego di scusarmi. Ho del lavoro da finire. La nostra prof di matematica si sta per sposare. È incredibile come si veste. Dovresti vederla, Sam. Ha un'acconciatura del secolo scorso. Sam, non mi stai ascoltando? Scusa, Becky. Tom, puoi darmi un passaggio a casa? Certo. No, no, finisco io qui. Il giardino è diventato bellissimo, Rose. Sì, è la mia gioia. Non sapevo che fumassi. Oh, quelle sono di tuo padre. Pensavo che avesse smesso. Non dirgli niente, Tom. Lui cerca sempre di dare il buon esempio davanti a Becky. Promesso. Tom, non vorrei sembrarti invadente, ma io ti conosco da quando eri piccolo e ti voglio bene proprio come fossi mio figlio. So che ti senti responsabile per l'incidente che è capitato a Virginia e vorresti fare qualcosa di buono per lei.
Ma tu la ami ancora? Sono molto legato a lei. Siamo sempre stati molto vicini. Tom, io parlo d'amore, Tom. Parlo di passione. L'unica donna che amo con tutto il cuore adesso è Sam, Rose. Allora comportati di conseguenza e non come un cavaliere del XVI secolo che deve rispettare un antico codice d'onore. Così rendi infelici tutte e due, sia Virginia che Sam, oltre che te stesso. Neanche Mike sa dov'è Tom. Sam tornerà presto. Mi dici che cosa ti è preso? Stare fuori tutta la notte senza nemmeno pensare di avvertire. Papà, per favore. Tom, mi hai fatto preoccupare. Lo so. Ti preparo un tè e qualcosa da mangiare. Grazie. Dov'eri finito? Sono stato al mare a riflettere. Sul cantiere. Su papà, su tutto. Tu non vuoi tornare in America, vero? Tu vuoi rimanere qui? Non lo so, Sam. Ti sento così distante. C'è la signorina Gordon per lei. Grazie, Jane. Ciao. Scusa se sono tornata a disturbarti. Sam, io ti adoro. E non disturbi mai, d'accordo? Tom è insieme a Virginia. Deve aiutarla a trasportare degli strumenti. Mi ha detto che è un favore d'amico, niente di più. Tom e Virginia sono vecchi amici. È normale che le dia una mano, non credi? Mike, mi sento così stupida. Non sono mai stata gelosa, non ne ho mai avuto alcun motivo. Vuoi che ti confessi una cosa? Sono geloso anch'io, sai. Oggi pomeriggio sono libero. Ti va di fare un giro in barca? Sì? Sì. Fatta. Era l'ultimo. Adesso andiamo al mare. Al porto, ti va? Certo. Prendiamo un po' d'aria. Ti va? Sì, d'accordo. Sei sicura? Sì, sono sicura. Ci farà bene. Certo. Pronto. Ah, salve, signor Bright. Sì, certo che rispetteremo la scadenza. Stai comoda così? Sì, è tutto a posto. Domani pomeriggio nel suo ufficio. In studio, scusi. A presto.
responsabile del porto. Devo parlargli un attimo, tu vai avanti. Tanto sai dove la barca. Sì, capitano. Prendo la barca, ma torno subito. Sai, ripenso spesso a quando andavamo in barca a vela insieme. Ci divertivamo tanto, ti ricordi? Non avrei mai dovuto prestarti la barca. Virginia, perché l'hai fatto? Perché sei andata incontro alla tempesta in mare aperto? Io ero disperata. Noi eravamo sempre insieme. Tu, Mike, io, poi... all'improvviso... Posto? Sì. Ciao, Virginia. Ciao, Tom. Salve. Aspetta, lo prendo io. Grazie. Vi siete divertiti? Sì. Prendi un tè con noi, Tom. Volentieri. Tom, non te la prendere, ma sono un po' stanca. Certo, figurati. Spero che la gita non sia stata troppo pesante per te. No, è stata piacevole. Vieni alla festa di papà, vero? Sì, certamente. Anche lei e Matthew siete invitati, si intende. Ti ringrazio, Tom. A presto. Non avrei dovuto reagire così duramente con la famiglia di Tom. Troncare tutti i rapporti è stato un errore. Ma all'epoca... ero disperata. Tu, dopo l'incidente, eri... Adesso vorrei restare un po' da sola prima che arrivi Mike. Mike ha chiamato e ha detto che stasera non può venire. Perché? Non ne ho idea. Ha parlato di una riunione importante indetta all'ultimo momento. A dire la verità, mi è sembrato un po' turbato. Va bene, vado a prepararti la cena. Matthew! Ma che cosa fai? Devi aiutarmi. Devi cantare. Hai bevuto? Si tratta di vita o di morte. Della mia vita. Del tuo grande ritorno. Virginia. Ti prego. Aiutami. Alzati, alzati, per favore. Ecco, guarda. Ho preso il biglietto per il traghetto. Ti ho preso un appuntamento con... con Donald Bright, il grande produttore discografico. Ti aspetta. Tu devi solo cantare. Devi solo cantare. Tu sei pazzo. Ti prego. Virginia. Pensa a tutti i bei momenti. Al successo. Ci aspetta un futuro meraviglioso. Tu mi spaventi, smettila. Su, guardami, guarda. Sono su una sedia a rotelle e la mia voce è svanita. Sam, rispondi. Non so dove sia. Che cosa le sarà successo?
Mike! Se cerca Mike, lo trova al pub. Ah, grazie. Un'altra, per favore. Certo. Sì. Dov'è Sam? Ehi, qui dentro niente risse. Andate fuori, subito. Forza, vieni. Ma perché non se ne va? Muovetevi. È stato quello con la camicia bianca. Sì, fuori. Mike, ma che succede? Che succede? Prima spezzi il cuore a Virginia e ora a Sam! Mi sento responsabile per quello che è successo a Virginia, non lo capisci? Ma sicuramente far soffrire anche Sam non l'aiuterà! Dov'è? Dov'è Sam? Non lo so! Rose. Sam è tornata a casa, bene. Vengo subito. Devo andare da lei. Finalmente ti ho cercata dappertutto. Volevo stare da sola, per riflettere, lo capisci, vero? Sì, certo. Tu non devi dirmi niente. Io ti ho visto con Virginia, Tom. Meno male che il passato era passato. Mi hai stupita di nuovo. Ma stavolta non starò al tuo gioco. Ti devi decidere, o Virginia o me. Sam, non posso lasciare Virginia. Non un'altra volta. Buongiorno. Una buonissima giornata a lei, signora. Abita qui Virginia Brody. Posso chiedere chi la desidera? Donald Bright. Sono il suo produttore musicale. Oh, signor Bright. Venga, entri. Grazie. Virginia in giardino. Prego, le faccio strada. Sì. Tesoro, hai visite. Signor Bright, vado a preparare un tè. Carissima Virginia. Lei ha un impegno oggi pomeriggio alle 16 con me nel mio studio. Io le ho già anticipato metà del compenso previsto per il contratto. Non mi dica che non vuole onorarlo. Io non ne so nulla. Chi ha preso questo impegno per me? Suo fratello, il suo manager. Ma non mi ha mai detto che lei... Oh mio Dio,
Non mi aveva mai parlato della sua situazione. Non le ha detto che sono costretta su una sedia a rotelle? Che non riesco più a cantare dal giorno dell'incidente? Nonostante tutto si è intascato i suoi soldi. Adesso mi è tutto chiaro. La prego, si accomodi. No, grazie, purtroppo devo andare. Io ho davvero molte cose importanti da sbrigare. Se vuole scusarmi, mi dispiace. Virginia. Ginny, devo parlare con Matthew. Deve venire qui subito. Signor Bright! Ma come hai potuto firmare un contratto a mia insaputa, Matthew? E incassare anche dei soldi? Mi hai usata! Ah, davvero? Hai la minima idea di quanto sia costata la clinica in cui sei rimasta per mesi? Tu non lo immagini neanche, tesoro. Smettila! Come puoi rinfacciarmi una cosa simile? È stata la mamma a pagare tutto. Ha persino ipotecato la casa. Già, compresa la mia parte. Io avrei fatto lo stesso per te. Mi dispiace. Tu hai vissuto per tutti questi anni alle mie spalle. Eri il mio socio, io mi fidavo di te. Ma tu mi hai mentito e tradito. Che dovevo fare? Non avevo altra scelta. Si ha sempre un'altra scelta. E tu hai fatto la tua. Virginia, non potevo, non capisci? Io... Smettila, mi fai schifo. Ho chiuso con te. Roger! Sam! Salve! Tanti auguri di buon compleanno! Che tesoro! Auguri! Grazie tante! Vieni su, facciamo un brindisi! A dire il vero ho bisogno di Tom! È andato sulla terraferma per mostrare i progetti al committente! Domani cominciamo a lavorare sulle modifiche! Sarà di ritorno per i festeggiamenti! Allora ci vediamo a casa! Adesso ho un po' di fretta! Il brindisi è solo rimandato! Va bene? Auguri! A presto! C'è qualcosa che non va fra Samantha e Tom? Chi può saperlo? Spero che si sistemi tutto, comunque. Sam è proprio la donna ideale per il mio Tom. Vieni, andiamo a bere qualcosa. Fantastico! E sarà il figlio a guidare per primo questo motoscafo? Sì, Tom è un ingegnere molto in gamba. Già. E quando farà il collaudo? Se non ci sono contrattempi, potrebbe farlo già lunedì. È tutto nuovo qui. Sì, tutto nuovo. Sta attenta che non si strappi. Bene, così. Per papà ci vogliono tutti i cuori del mondo. Giusto, perché papà è il migliore, vero? Come sarebbe felice se vi sentisse. Dammi, lo tengo Tom. Io. Tom! Sam, guarda che belle le decorazioni. Davvero bellissime, Becky. Tom, posso parlarti un attimo? Non ora, stanno arrivando gli invitati. Ti prego. D'accordo. Matthew sta tramando qualcosa, vuole vendicarsi di te. Adesso stai esagerando, ti prego. Allora perché ti segui di nascosto e spia quello che stai facendo al cantiere? Sam, qui siamo su una piccola isola, d'accordo? Tutti si fanno gli affari degli altri e tutti si interessano di Mark, ed è normale. Tom, ti prego, apri gli occhi. Adesso, a prescindere da me, lo sai che cosa ha Mike? E ora cosa c'entra Mike? Lui ama Virginia, da sempre. Che sciocchezza. Me l'avrebbe detto. Ah, ma certo, scusa, solo tu puoi avere dei segreti. Sei così ottuso, questo tuo senso di giustizia ti annebbia la mente. Per questo volevi parlarmi? Per offendermi? No. Credevo che potessimo riprendere il discorso. Non c'è più niente da dire. Te l'ho già spiegato. Non intendo sfuggire alle mie responsabilità. Allora guardami negli occhi e dimmi che ami Virginia. Dai, guardami negli occhi e dimmi che non mi ami.
Salute. Stasera salute a te, Diane. Questo è solo il primo. Ah, chissà c'è Tom. Quanti ne faremo oggi. Tom, ho già parlato a lungo a Jamie della tua splendida futura sposa. Vorrei tanto conoscerla, dov'è? Ah, sì, arriva. Mi prendo qualcosa da bere, venite anche voi? Proprio ragione. Era il matrimonio di... Sam, che fine hai fatto? Ti stanno aspettando tutti. Non mi sento molto bene. Cosa c'è che non va? È per via di Tom? Avete litigato? Non ti preoccupare. Si aggiusterà tutto. Vorrei tanto che andaste d'accordo, tu e Tom. Io mi sono affezionata a te. Anch'io a te. Sta arrivando Virginia. Scendi subito, vero Sam? Sì. Ora ti raggiungo. Sono contenta che siate venute. Ruth, grazie per l'invito, Rose. Tanti auguri, Roger. Grazie, però adesso non dovete più sparire. No, promesso. Questo è poco ma sicuro. Salutiamo. Mi dispiace, Roger. Sì. Tanti, tanti auguri. Grazie. Virginia, Paul. Ciao. Che bello vederti. Vogliamo andare a tavola? Noi arriviamo subito. Andiamo, tesoro. Prendiamo posto a tavola? Hai freddo? Vuoi una coperta? Sto bene, grazie. E Mike non viene? Non lo so, ma non penso. Non avrete litigato? No, ma che dici? A dire il vero, ho deciso di rompere il mio fidanzamento con Sam. E perché lo fai? Lo faccio per te, Virginia. Paul, Jamie? Ah, che padrone. Voi siete lì. Grazie. Grazie. Diane e Bill. Voi qui. Oh. È cresciuta, Becky. Papà, tu sei qui a capotavola. Grazie. Grazie. Virginia, non potrò mai riparare a quello che ti ho fatto. Ma ti prometto che non ti lascerò mai più. Tom, non importa quello che dice Matthew o chiunque altro. Tu non hai nessuna colpa, credimi. Ma hai preso la barca per colpa mia. In quel momento ero disperata perché tu te n'eri andato e perché all'improvviso era cambiato tutto. Avevo paura di trovarmi da sola con Mike, senza di te. Tom e Sam staranno qui. Ma dove sarà finita Sam? Non lo so. Vado a chiamarla. Ruth, tu puoi metterti qui. Grazie, Becky. No, prego. Matt, venite, noi ci mettiamo là. Sam, dove sei finita? Sam... La verità è che io amo Mike, già da allora.
Non ho mai avuto il coraggio di dirlo a nessuno. E tantomeno a Mike. Avevo paura che lui si legasse a me soltanto per compassione. Ma il telegramma che mi hai mandato dopo l'incidente... Mi dispiace. Non sapevo che altro fare. Tom, io ti conosco. Non volevo che tu rinunciassi a tutto soltanto perché ti sentivi in colpa per me. Virginia, sono un vero idiota. Ogni tanto sì. E adesso va a dire alla tua Sam che la ami, perché è la verità. Grazie. Sam se n'è andata. Ha lasciato una lettera per te, Tom. Vuole tornarsene a casa. Becky è sparita. L'abbiamo cercata per tutta la casa. Deve essere corsa dietro a Sam. Il traghetto parte fra 20 minuti. Non ce la farò mai con l'auto. Prendi la barca e raggiungila subito al porto di Bournemouth. Noi cerchiamo Becky. Tom, so bene che non è il momento più adatto, ma sappi che comunque vada, tu non devi niente a nessuno, neanche a me. Pensa solo alla tua felicità. Fa attenzione. Virginia! Aspetta! Vengo con te! E tu che cosa fai qui? La polizia si è fatta viva? Sì. Nessuna traccia di Becky. Non può essere andata lontano. Sì, se non ha preso il traghetto, non può essere lontana. Spero proprio che non l'abbia preso. Sei una vera testona, Virginia. Non scherzi neanche tu. Speriamo di trovarla. La troveremo, vedrai. Siamo arrivati. Da non fare più l'autostop, intesi? Sono venuta a cercarti. Ti prego, non andartene. A volte mio fratello è un po' infantile, ma ti ama, credimi. Ne sono sicura. Va bene. Ti porto a casa. Rose e tuo padre saranno sicuramente in pensiero. Roger, sono Mike. Devi avvisare subito la polizia. Mi ha appena chiamato Matthew Brody. Ha sabotato il motoscafo di Tom. Sì, a dopo. Paura? Sì, un po'. Che succede, Tom? Lo so, adesso cerco di capirlo. Non ho più il controllo! Non funziona più niente! Non risponde ai comandi! Tieniti forte! No! No! No!
Tom! 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 Ci siamo! Ci siamo quasi! Si sistemerà tutto. Ma certamente. Samantha Gordon. Sì, Roger. Becky è con me. Sì, stiamo venendo da voi. Cosa? Un incidente? E dove? Ci porti a Freshwater Bay? Certo, subito. Fermi, state indietro. Fatemi passare, è mio figlio. Mi spiace, non può. Devo andare subito da mio figlio. Indietro, sono indietro. Sono i miei amici. Aspetta qui, tesoro. Mi faccia passare. Non può passare, si fermi. Tom! Tom! Sam, io ti amo. Virginia. Virginia. Sì, meno male. È andata bene. Ti rendi conto? Avresti potuto ucciderla. È tua sorella. Forza, andiamo. Sai che non le torcerei neanche un capello. È tutta colpa di Tom. Ha distrutto tutto. Come sta Virginia? Ha ripreso a camminare. Un momento. Davvero? Sì, davvero. Prenditi cura della mia sorellina. Lo farò. Stai bene sul serio? Non devi preoccuparti, ho la testa bella dura. Allora, hai già parlato con tuo padre? Pensavo di chiedere prima a te. Beh, io sono d'accordo, lo sai. Bene, allora possiamo annunciare il nostro matrimonio. Cosa? Pensavo che stessimo parlando del cantiere, del tuo futuro. Il mio futuro è qui, con te, se anche tu lo sì, vuoi. Sì, sì. Devo proprio ringraziarti. Senza di te non avremmo potuto salvare l'azienda. È tutto merito tuo, del tuo talento. Papà, ti prego, non vorrai ricominciare. Non preoccuparti, Tom, te l'ho già detto. Tu sei libero. Fai pure la tua vita. Sarà fatto. Ma insieme a Sam. Potrò mai prendere una decisione da solo? Non lo so. Un'ultima cosa, papà. Prenderò le redini dell'azienda. Non scherzare, Tom. Dico sul serio. Sam aprirà qui la sua scuola di volo. Ne ha già parlato con suo padre. Tutto solo a una condizione. Che Mike diventi il mio amministratore. Ottima scelta. Mi rimarrà così il tempo per volare. E per Sam.
Ma vi volete sbrigare? È tardi, dobbiamo andare. Ross non trova gli orecchini. Li ha lasciati da noi, in bagno. Glielo vado a dire. No, Becky, lascia, vado io. Rose, forza, gli sposi ci aspettano. Non trovo più i miei orecchini. Sono a casa nostra, sulla mensola del bagno. Oh, no. Sei bellissima lo stesso, tesoro mio. Becky. Papà, per favore, non sono più una bambina. So da tempo che voi due state insieme e a me sta bene. Io pensavo che per te fosse presto. Papà, sono grande ormai. E adesso andiamo o si sposeranno senza di noi. Sarebbe imperdonabile. Ti amo anch'io.